alcuni punti sui quali ci siamo soffermati al gruppo e nel rapporto evidentemente con i mondi a cui questa mozione si rivolge e sono in qualche modo la cornice dentro cui questa mozione è stata concepita e redatta. Questa mozione viene portata non casualmente all'attenzione del Parlamento con una manovra finanziaria aperta al Senato, manovra finanziaria che non ha alcun riferimento ai mondi che in qualche modo vengono sollecitati da questa mozione e ai quali questa mozione si rivolge. Noi abbiamo sperato, per la verità, insomma, il nostro capogruppo più volte prima di calendarizzarla, in qualche modo anche in ufficio di presidenza, avevamo sperato che la manovra potesse risponderci a temi che in Commissione Agricoltura erano stati posti nei mesi che abbiamo alle spalle. Quando la manovra è uscita abbiamo avuto la conferma finale che l'agricoltura non solo non è una priorità, ma in realtà è completamente ignorata. Temevamo che fosse solo una caratteristica del ministro Zaia, quella di non occuparsi di agricoltura, ma solo di alcune questioni come le multe agli allevatori. Abbiamo avuto la conferma che in realtà questa è la linea politica del governo Berlusconi. Tra Zaia e Galan non c'è nessuna novità, l'unica conferma è il conflitto tra i due a parti invertite, nel senso che prima uno era ministro dell'agricoltura e l'altro presidente della Regione Veneto e litigavano, diciamo, sulla pelle dell'agricoltura italiana. Ora i ruoli sono invertiti, la musica è la stessa e le risposte alle nostre istanze, quelle che l'opposizione fa con molta durezza, non arrivano. L'altro tema che in qualche modo sottoponiamo all'attenzione dell'opinione pubblica e degli operatori è che il provvedimento, il cosiddetto 2260, che si è arenato più volte nella discussione, prima in commissione, poi in aula, il decreto sulla competitività dell'intero sistema, come ricorderete, tornò in commissione perché in aula la maggioranza andò sotto su ben due provvedimenti. Sull'emendamento Servodio la maggioranza andò sotto. In qualche modo, insomma, in quel momento storico fu un caso politico e dentro quel provvedimento ci sono delle norme come quelle sull'etichettatura e sulle caratteristiche anche delle nostre filiere produttive che noi da mesi riteniamo di dover salvare. Da mesi in Commissione Agricoltura non arrivano risposte nonostante le forti pressioni dei nostri commissari, dei componenti, dei deputati del Partito Democratico, e anche qui pensavamo che le risposte non arrivavano perché il posto del ministro delle politiche agricole è stato vacante per molto tempo. In realtà con Galan il silenzio è continuato ed è ancora più assordante di quello del suo predecessore. Oggi noi, senza diciamo, tralasciar nulla e senza evitare, come dire, di non mettere in evidenza soprattutto i mondi agricoli, alcuni di questi hanno dato fiducia probabilmente in buona fede al governo, nei passaggi elettorali che abbiamo alle spalle. Noi oggi sottoponiamo al Parlamento un voto che tocca tutti gli aspetti che caratterizzano l'evoluzione di un sistema che in questo momento soffre molto più di altri. Soffre per la crisi di liquidità che è evidente, per margini di contribuzione che non ci sono più, le imprese agricole non guadagnano, non producono margini, certamente le imprese che producono margini producono in misura inferiore rispetto ai principali settori trainanti del paese e comunque in questo momento questo è un settore che ha un saldo negativo
E ci preoccupa il crollo degli occupati in questo settore che è sotto gli occhi di tutti e i meccanismi di sostegno e i meccanismi legati agli ammortizzatori sociali in questo settore sono assolutamente inadeguati rispetto alle complessità che in questo momento il settore vive.